Noi l'Adriatica la dobbiamo fare, con onestà noi la dobbiamo fare perché ha una doppia funzione, quella di rendere, di portare in sicurezza il paese, di rendere sicuro il paese, e renderlo sicuro significa avere la garanzia che imprese e famiglie hanno l'energia. La traduco con un esempio: noi abbiamo avuto un dibattito negli anni scorsi che riguardava il TAP. Se noi non avessimo avuto il TAP oggi, che ci porta circa 30 milioni di metri cubi al giorno di gas, avremmo un'ora in meno di energia elettrica al giorno, quindi probabilmente in questo momento non potremmo avere la luce accesa. Questo significa che con tutte le cautele, con tutti naturalmente con studi approfonditi, con tracciati il più possibile sicuri, dobbiamo dotarci di una struttura, struttura del gasdotto dell'Adriatica, che sarà lungo circa 400-450 km, per garantire l'Italia. La comunità energetica è il modo e il tentativo in questo momento per diffondere e liberalizzare i produttori. Cioè, noi puntiamo ad avere migliaia di produttori, puntiamo a quello che è il risultato finale, che ad avere centinaia di migliaia di famiglie e di imprese che hanno energia e quindi hanno a un prezzo molto più basso, quindi riescono ad autoprodursi l'energia. Partiamo da un fatto che il mondo non è una questione italiana, potrà andare avanti con le rinnovabili, con nuove energie, col geotermico moderno, ma probabilmente tutti gli analisti danno come necessario aggiungere delle forme di produzione di energia più forti, più potenti. Da lì è giusto rimanere agganciati agli altri paesi europei, i paesi più sviluppati, in quella che è in questo momento la ricerca e poi la valutazione dell'utilizzo anche del nucleare di quarta generazione.